Si chiama Fanno per Dante ed è il titolo dell'iniziativa che verrà presentata oggi nella Sala della Concordia del Comune di Fano in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Durante la conferenza stampa verranno illustrati tutti gli eventi che si svolgeranno dal prossimo 9 luglio fino ad ottobre. Massimo sarà un grande contenitore di iniziative divise in diverse sezioni. Quali e quante saranno? Sono 4 le sezioni che ciascuno ha in qualche modo coordinato nell'ambito di un tavolo preciso di coordinamento istituzionale, ed è anche un fatto importantissimo per Fano in quanto riunisce appunto le istituzioni e gli organismi bancari e anche alcune aziende che si sono messe insieme Fano per. Fano per Dante è la prima, ma domani può essere declinato con un altro soggetto, perché il senso di questa iniziativa è proprio unire e cercare di fare in modo che ogni iniziativa sia coordinata sia sul piano promozionale che culturale e con un livello nazionale. Si parla di arte, logicamente, ma si va dalle mostre fino agli spettacoli, insomma tante le iniziative in programma fino ad ottobre. Sì, in effetti ciascuno ha un suo ruolo. Io come direttore artistico della Rocca mi sono impegnato nell'ambito di Comizi d'Amore, che è una rassegna festival tutta particolare, originale, perché il format ha appunto la singolarità della proposta, nel senso che ci saranno appunto, come dice il titolo, comizi, personalità della cultura, filosofi, letterati, artisti che presenteranno da un pulpito comiziale la propria idea dell'arte, affiancati da altri artisti, quindi in un dialogo. Non saranno conferenze con un intervistatore, ma dialoghi diretti al pubblico, comizianti, con la forza di chi vuol proporre una filosofia del mondo. Ed è per questo che apriamo con Umberto Galimberti. Umberto Galimberti, che è un grande filosofo, che è un grande psicanalista, e quindi di fatto porterà la sua idea dell'amore, quell'amore che è l'elemento tematico di Fano per Dante. Se andate a vedere le iniziative su Dante, sono tutte uguali. Ci hanno 10 nomi che si ripetono sempre, al contrario, se guardiamo Fano per Dante, è un progetto originale. Un gioco di squadra che ha permesso di realizzare un cartellone unico degli eventi. Sì, beh, intanto mi piace sottolineare un aspetto. Quest'anno veramente abbiamo un programma culturale straordinario, dove questi eventi si inseriscono ma si aggiungono a tanti altri, a tante mostre, a tanti eventi, tante iniziative, a tante attività che fanno onore alla città di Fano, per questo lo dobbiamo riconoscere. Nello specifico Fano per Dante è un best practice, chiamiamola così. Per la prima volta c'è una vera collaborazione, si è fatto sinergia, si è fatto squadra per condividere un calendario, per evitare doppioni, ma soprattutto per portare valore aggiunto, dove abbiamo coinvolto la città. È diventato un programma ricchissimo, di altissimo livello, che altre tante città secondo me ci invidieranno, molto articolato e molto, come posso dire, con molte sfaccettature e molti aspetti culturali. Quindi grande soddisfazione, grande ringraziamento, perché in questo caso Comune, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca e Credito Cooperativo hanno contribuito e hanno fatto squadra, e insieme abbiamo coinvolto tanti altri soggetti, Fondazione Teatro, contenitori culturali come La Rocca, ma anche tante associazioni che attraverso il loro contributo hanno portato un valore aggiunto. Evento accessibile a tutti, è previsto un biglietto dal costo di 3 euro e al botteghino del Teatro della Fortuna. Dove è possibile consultare tutte le iniziative? Beh, intanto la prenotazione è importante per ragioni di sicurezza e per garantire il rispetto delle regole. Poi un minimo per evitare che chi prenota poi non venga, come è accaduto in altre circostanze. Il programma si potrà consultare ovviamente in materiale cartaceo, ma anche sui siti dell'amministrazione comunale, la pagina dedicata alla cultura, e ovviamente penso anche nelle altre come banca e fondazione. Presidente, un supporto, quello della banca 360 gradi, un sostegno anche al mondo della cultura. Sì, indubbiamente, la figura di Dante è una figura che sicuramente interessa tutto il territorio, e quindi
anche la nostra banca ha voluto sostenere l'iniziativa insieme alla fondazione della Carifano, insieme al comune e poi insieme a tutte le altre realtà del territorio, compresa anche ovviamente il Teatro della Fortuna, dove noi siamo ben presenti. Un momento e un motivo anche per valorizzare il patrimonio locale. Sì. Indubbiamente sono alcuni mesi dove si ripropongono i temi importanti che sono anche agganciati poi al nostro territorio, perché ci sono anche citazioni di Dante che riguardano la nostra città. Quindi siamo veramente molto molto motivati in queste attività che fanno crescere il territorio. Non dimentichiamo che abbiamo quasi 9.000 soci e avere la possibilità per i nostri soci di partecipare a tutte queste iniziative sicuramente è una cosa grande per la nostra banca. Abbiamo passato dei difficili momenti di pandemia, ma stiamo ripartendo. Riparte anche la cultura e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è al fianco di questa iniziativa. Abbiamo bisogno di uscire con slancio da un momento di difficoltà, abbiamo necessità di sentirci comunità forse come mai prima d'ora. Celebrare il poeta più famoso del mondo e con un progetto unitario e condiviso con altre istituzioni e con l'amministrazione comunale, certamente questo rafforza questo nostro senso di comunità. Il nostro ruolo come Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è proprio quello di favorire eventi come questo, e eventi di spessore che contribuiscono a tenere alto il valore socioculturale del nostro territorio. Dal cartellone ufficiale vediamo che gli eventi inizieranno venerdì 9 luglio, però ce n'è già uno inaugurato. Sì, si intitola Kaleidoscope. Kaleidoscope nasce da un'idea sul pensiero caleidoscopico, che è una definizione coniata per la prima volta da Rosbeth Moss Kanter, docente dell'Università di Harvard e autrice di molti testi di sociologia e di management aziendale. Tutti noi sappiamo e conosciamo il gioco del caleidoscopio, che è quel tubo con un prisma al cui interno, con la sua rotazione, ci consegna una realtà frastagliata, una realtà magica, una realtà scomposta e ricomposta. E già la matrice della parola caleidoscopio ha una radice che proviene dal greco, kalos che significa bello, eidos che significa immagine e scopio che significa osservare, da qui osservare il bello, che è un po' il motivo per cui mi sono mossa per la creazione di queste 15 nuove opere che sono state appunto esposte, sono esposte al Salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana, al cui interno ho deciso di inserire un nuovo materiale del plexiglass, che è entrato ormai di uso, nostro uso quotidiano, perché abbiamo visiere in plexiglass, pareti in plexiglass, divisori in plexiglass, un po' un fermo immagine sul periodo pandemico che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo e di cui stiamo cercando di uscire. Ecco, una cosa interessante è che in questa mostra è presente un'installazione luminosa di 2,5 metri per 1,5 metri, che prenderà poi parte come scenografia alla conferenza del filosofo Umberto Galimberti. Fino a quando rimarrà allestita? Fino al 9 di luglio, che sarà appunto la serata del finissage in concomitanza della conferenza del professor. È un onore averla qua a Fano, collabora con questa iniziativa, tra l'altro Artisti per Dante partirà proprio il 26 di agosto, siamo veramente curiosi di capire di che cosa si tratta. Le spiego, per me è un'emozione perché io sono un fanese. Ho studiato qui a Fano, ma è oltre 60 anni che sono a Milano, direttore dell'Accademia di Brera, eccetera, eccetera. Io devo ringraziare tantissimo la Fondazione e il Sindaco Seri per averci dato questa opportunità di questo evento, che chiamando a raccolta oltre 65 artisti, questo omaggio a Dante, proprio perché? Perché Dante? Qualcuno mi ha chiesto, ma perché Dante a Fano? Perché studiando in questa bellissima scuola dell'Adolfo Apolloni, allora l'Istituto d'Arte, una delle migliori in assoluto,
proprio durante una lezione di italiano mi sono ricordato del canto dell'inferno dove Dante parlava di due fanesi. Allora mi sono andato a rileggere tutto l'inferno, ho cercato la terzina e al 28° canto ho trovato appunto questa cosa su Dante che ha scritto su vabbè, questi due fanesi. Non voglio svelare tutto perché poi in questa esposizione, in questi manifesti ci sono sotto le terzine, così ognuno e anche nel catalogo avrà modo di vederle e di documentarsi. Devo dire che è stata una cosa molto bella perché non pensavo di riuscire, che tutti gli artisti mi avrebbero accolto questa cosa. Invece con grande entusiasmo che questa mostra parte qui a Fano, poi seguirà a Milano, al Palazzo della Permanente, e poi in maniera del tutto virtuale, con qualche campionatura e oltre alcuni cataloghi, farà il giro nelle più importanti sedi degli istituti di istituti di cultura italiani nel mondo. E questa è una bella cosa, a me è una grande soddisfazione perché, ripeto, sono nato qua, vivo a Milano, ma il mio amore è qui a Fano. Il teatro riprende vita ormai già da un po' di tempo, però accoglierà anche diverse iniziative. Sì, noi siamo partiti, come sapete ormai, da questo meraviglioso progetto che è il sipario del Teatro della Fortuna, e anche lì abbiamo avuto una guida che è Francesco Grandi, colui che l'ha dipinto, e che a Roma partecipò alla formazione della Galleria Dantesca e anche quella shakespeariana. Da quel Dante lì siamo partiti per una conferenza nostra, poi dopo nel sipario troviamo i luoghi che Dante racconta. Ecco, diciamo che è stato un percorso ancora così particolare, curioso e che ci è piaciuto, e poi abbiamo chiamato, oltre ai nostri compagni di strada, l'orchestra, Rodolfo Battistini, Lucia Ferrati, tutte le persone che possono in qualche maniera darci una mano e trovare un Dante particolarmente diverso. Quali sono le date in programma? Allora, cominciamo il 10 settembre, 18:30, al Teatro della Fortuna. Parliamo di Dante e delle donne nella Divina Commedia, Enrico Capodaglio, che conoscete tutti, filosofo, scrittore, e Lucia Ferrati, che fa delle letture particolari. Poi queste letture racconti invece dei personaggi nei luoghi della città, i personaggi che Dante descrive nella sua Divina Commedia. Alla Pinacoteca di San Domenico invece il 30 settembre proprio questo percorso di Francesco Grandi e la Galleria Dantesca, insieme all'Orchestra Rossini, che segnerà dei passaggi dei relatori. Poi Carlo Simoni si parlerà di Dante e il teatro, perché sarà l'anteprima di questo spettacolo che stiamo realizzando proprio come produzione del Teatro della Fortuna insieme a tutti i partner di questo meraviglioso evento di 700 per Dante, e le giornate saranno il 29, il 30 e 31, ovviamente qui compatibile con le norme Covid, con i teatri non sappiamo quante persone potranno entrare. Qui veramente solo un po' di ottimismo e di speranza per andare avanti.